Continuiamo la serie dei nostri incontri. Abbiamo qui oggi Susie D e Patricia Cornelius. Che vedo hanno riscosso già un grande successo. È un caso, vedete già, la loro presenza insieme, un caso già molto significativo di due persone che collaborano da molti anni. Quindi è un sodalizio tra un'autrice, che è Patricia Cornelius, e una regista, che è Susie D. Lavorano insieme da più di 30 anni, quindi qualcosa che hanno messo in scena tante opere insieme. E per cui sono qua insieme e siamo molto contenti che lo siano. Facciamo due, io la mia introduzione, sempre molto breve. Parlo un attimo di Susie, che ha lavorato come performer, come regista, vi siete accorti anche come grande pedagoga in Australia, è stata direttrice artistica di tre compagnie, anche indipendenti, e ha vinto molti premi, tra cui il Green Room Award per aver diretto un testo di Patricia, che si chiama Savage, molto bello, tra l'altro, ed è stata nominata per Shit varie volte. In breve, poi Ilaria, se vuoi. Good afternoon, everyone. We go on with our meetings. Today we're meeting Susie D and Patricia Cornelius. You see, they're here together because they've been working together for more than 30 years now, and they staged many plays together, among which those we saw yesterday and we're about to see tonight. I'm going to make a brief introduction. I'll start with Susie. She is a performer, a director, and as you saw, a pedagogue. And she was also artistic director for three independent companies, and she received many awards. For a play Patricia wrote, Savage, which is a really good text, and she's been nominated for awards many times for Shit as well, the show we're about to see tonight. Patrizia ha scritto più di 20 opere, tra cui appunto Slut, The Call, Love, che avete visto, e Shit, che avete visto, che vedrete questa sera. È una delle autrici, se non l'autrice più importante australiana, senza ombra di dubbio. E beh, Love, tra l'altro, lo spettacolo che avete visto, ha vinto il World Cherry Prize nel 2005 come miglior testo nuovo testo inedito. E quest'anno ha vinto un prestigioso premio che si chiama Wyndham Campbell Literature Prize, che è un premio americano diviso in quattro categorie. E Patrizia ha vinto, che è molto redditizio, non vi dico la cifra, che io so, ma è molto, molto i soldi. Volevo farti i complimenti personalmente. Perché ti invidio molto. Patricia wrote more than 20 plays, and among which Slut, The Call, Love, which you saw yesterday, Shit, which you are about to see tonight, and she, one of the main, if not the main, Australian female author. In 2005, Love won a prize for the new text published that year, and this year she won a very famous American prize, a Wyndham Campbell Prize. It's a literature prize divided in four categories, and as they said, there's a money in this prize, and a lot of them apparently. Finisco dicendo che siamo contenti di aver anticipato Edimburgo, che le ha prese per il festival. And we're very happy they're here in Biennale before they go to Edinburgh because they've been invited to Edinburgh Festival. Ok, lascio la parola a Claudia Cannella, corrispondente del Corriere della Sera, direttrice di Istrio, che farà l'intervista vera. I'll leave the floor to Claudia Cannella who is going to run the interview. Grazie Federico e grazie a voi. Federico nell'introduzione che ha appena fatto ha detto che lavorate insieme da molto tempo. Volevo chiedervi che cosa vi ha unito e che tipo di teatro questa unione ha prodotto. So, as Federico said in the introduction, you're working together since a long time, and I wanted to know what brought you together and which kind of theatre this union produced. I think I came from a very experimental background, doing avant-garde experimental work, and I think Patricia came from a very similar background. That was our main interest, doing
very strong physical, visceral, experimental work maybe 35 years ago or more. Yeah. Both of us were also performers together, so we had a great love of being actors, and I'm a failed one, and but I have a real interest in writing for actors, and Susie's matches me in the use of using actors really well, so come from that kind of tradition. Patricia's... Can I translate? Quindi io vengo da un background principalmente sperimentale, e anche Patricia, e penso che il nostro interesse per un teatro fisico, visuale e principalmente sperimentale è una cosa che ci ha unito. E Patricia aggiunge che entrambe lavoravano come performer, hanno lavorato insieme e amavano molto recitare, erano entrambe attrici. Lei dice: io sono un'attrice fallita, però da lì è nato l'interesse nello scrivere per gli attori, e anche un interesse nel modo che aveva Susie di lavorare con gli attori, quindi questo le ha unite. One of the first plays Patricia wrote was called Lily and May. It was about two homeless women, and I played Lily and Patricia played May. And we did it in a very small little theatre. We didn't have any set, we had no lights, we had one piece of music and a pram. And we did this in a very, very tiny theatre without any money. But it was a beautiful, poetic, strong piece for two women. And this work, we were so fortunate that we ended up taking this work for the next 3 years. We took it around, we went to America, we went to Canada, went to Ireland, Scotland, London, did a season in London, around Australia. Oh, you can go on. Oh, thank you. Don't tell me what to do. See, she's always telling me what to do. She's talking a lot. I like to talk. So having that experience of touring together for like 3 years, we formed a very strong bond. Il primo testo che ha scritto Patricia si chiamava Lily and May, ed è la storia di due donne senza tetto, e Susie faceva Lily e Patricia faceva May, ed era uno spettacolo piccolissimo, e lo facevano in un teatro molto piccolo, senza luci, senza scenografia, c'era solo una canzone, senza soldi, ma era un testo molto poetico, lo spettacolo era molto forte, una storia di due donne, ed ha avuto molto successo. E l'hanno portato in tour per i 3 anni successivi, mi sono andate dappertutto, in America, in Canada, in Islanda, hanno fatto un'intera stagione a Londra, hanno girato tutta l'Australia, e quindi lei dice che l'esperienza di aver fatto questo tour per questi 3 anni insieme ha formato un legame molto forte tra di loro. E quindi, l'avete già accennato adesso, quali sono i temi ricorrenti della vostra scrittura per la scena? So do you have some recurring themes or topic in your writing for the stage? My greatest interest is in class, and in Australia there's a kind of mythology about us being a classless society, and that is so far from the truth. And apart the class thing is about kind of a reminder of how many people are actually poor in Australia, but also the gender is, I match it with the gender. So they're looking at women who are from a more and more forming an underclass is of great interest to me, because they're absent in theatre. La classe... Did you see that? Si interrompono, si bloccano vicenda. La classe è un tema molto importante per me, perché penso che sia un mito questa, che adesso abbiamo una società senza classi, non ci può essere cosa più lontana dalla verità, soprattutto in Australia. E lavorare sulla classe mi ricorda sempre che tutte le persone povere che ci sono tutt'oggi in Australia, e questo fa il paio con un discorso sul gender, perché Patricia scrive della condizione femminile che sta diventando sempre più una sottoclasse. Okay.
Certo, ma noi in Italia abbiamo la percezione di un'Australia democratica dove c'è spazio per tutti e dove tutti hanno una possibilità. E quindi è curioso questo scoprire che invece non è così, che c'è un problema di povertà, di misoginia, di mondo giovanile abbastanza disperato, come già abbiamo visto in Love. Volevo chiedervi che tipo di pubblico vi segue nei vostri spettacoli e dove vanno in scena abitualmente? In Italy we have a perception of Australia like as a democratic country where there is space for everyone and everyone has his chance. And what is interesting to me, it was what you said now, that this is not true actually. There's a lot of misogyny, people are poor, young people are quite desperate, as we saw in Love yesterday. So my question was, which kind of audience follows your work and where do you take your work to? Because a lot of our work in the last 20 years is predominantly in the independent theatre sector, we haven't been creating shows for the mainstream or the established companies. And I think there's a large audience for work that's interesting in Australia. So we have, there's a lot of young people, it's a really broad range of audience members that follow our work. Not necessarily mainstream audiences. The more conservative audiences are not really au fait with our work. Lavorando da 20 anni, noi abbiamo sempre lavorato principalmente nel teatro indipendente e non abbiamo quasi mai fatto spettacoli per i teatri, il corrispettivo dei nostri teatri stabili o per delle grandi compagnie, e per questo penso che ci sia un grande pubblico che può vedere, che vede i nostri lavori, soprattutto giovani, ma veramente un range di persone molto, molto ampio, non necessariamente un pubblico conservatore, un pubblico mainstream. I think the really vital thing about a history in independent theatre is that a lot of young people and a lot of young artists think that the mainstream is the ultimate, that the mainstream is where the real art is. Mm-hmm. And I have not felt like poor bugger us, poor us, we're not given the proper respect or the big theatres. I think sometimes lucky us that we are able to kind of maintain a strong voice, a strong sense of the kind of theatre we want to make, that there's no compromise. And it might be a bit poor, you know, not a lot of funding and it's harder, but there is a kind of, you know, holding hands with the devil sometimes. Io penso che una cosa fondamentale e vitale del nostro essere sempre rimaste nel teatro indipendente e che è molto importante anche per i giovani adulti, è che non è vero che arrivare al teatro mainstream sia la fine del percorso, e che arrivare al teatro mainstream significhi essere un vero artista. Io non mi sono mai sentita tipo una poverina che non viene messa in stagione nei teatri stabili, ma anzi, questo non mi ha mai tolto o ha diminuito il mio rispetto, anzi, noi diciamo proprio che è una fortuna, perché abbiamo sempre potuto avere una voce più forte, non siamo mai scese a compromessi. Per carità, economicamente non sarà così redditizio ed è più difficile, ma così davvero non siamo scese a compromessi. Ecco, ma il vostro teatro, che è così in fondo critico nei confronti del sistema, vi ha creato dei problemi di censura o anche di mancanza di finanziamenti oppure di ostacoli rispetto agli spazi che potevano ospitare i vostri spettacoli? So your theatre is quite critical about towards the system, so I was wondering if you ever had issues about, for example, lack of funding or censorship or obstacles in theatre who would take your shows or not taking them. Yes, we've had a lot of difficulty getting support. I think the last few years, because the work has been fabulous and you know, we've won awards and we've got getting more recognition, so I think now
the funding bodies are just starting to respect our work, but it's been a struggle for many, many, many years. We haven't got funding. We create works on a, we call it the smell of an oily rag. It was very interesting. Our production manager is here. Can I tell this quick story? Yeah, of course, please. And he was asking if you have a washing machine here. And I think the production manager said, "This is not meatballs in a village. This is the Venice Biennale." I've said, "We're used to meatballs in the village. We do our own washing. The last theatre show we had, there was no washing machine." But I think that's created. We can't rely on big costumes and big sets, so we rely on fabulous texts, very simple design, and very strong actors. And I think that's the core of the work. Abbiamo sempre avuto difficoltà in termini di supporto sia economico sia di supporto morale, ma negli ultimi anni il lavoro è stato fantastico, abbiamo vinto dei premi, quindi anche i teatri più importanti hanno iniziato a riconoscerci e a rispettare il nostro lavoro. Ma non abbiamo mai avuto delle grandi possibilità, infatti lei dice che loro dicevano che il loro lavoro puzzava di tappeto sporco, e il loro production manager, che è qui con loro, ha chiesto alla Biennale se in Biennale ci fosse una lavatrice, e le sarte della Biennale gli hanno risposto che questo non è un paesino ma è la Biennale di Venezia, ma lei dice: "Noi siamo abituate ai paesini dove non c'è niente. Nell'ultimo spettacolo che abbiamo fatto ci siamo dovute lavare i costumi, per questo il nostro teatro è un teatro che non ha grandi costumi, non ha delle grandi scenografie, ma ha solo dei testi fantastici, degli attori fantastici, e si regge su questo." E per il vostro teatro così dichiaratamente politico, voi avete dei modelli o dei riferimenti letterari? Your theater is strongly political, and do you have any reference, like any models, literary models, literary point of references? Or theatrical as well? Theatre is always political. I think there's a great history in political theatre. I mean, I even like a little bit of agitational propaganda, but where, you know, which is really out of fashion. But sometimes I think that we are so afraid to hit the mark. You actually slap the face of the enemy and. We hedge our way around, and we start to think that there's a difference between art and politics, and that the politics should be kept out of it, or really in such a metaphorical representation that sometimes the urgency gets lost. I think there's been a lot of wonderful political playwrights and theatre, but I think it's diminished, really diminished. Io penso che il teatro sia sempre politico, e c'è tra l'altro una grande storia di teatro politico, o anche di teatro di propaganda politica, di propaganda, non so tradurlo, scusate, comunque di agitazione politica, anche se adesso sembra un po' fuori moda, perché abbiamo un po' paura di fare il punto o di dare uno schiaffo in faccia al nemico, perché pensiamo sempre che noi e la politica siano due cose diverse, che la politica vada tenuta fuori dal lavoro o usata solo con una metafora sottile, ma in questo modo si perde l'urgenza. Io penso che ci sia un sacco di ottimo teatro politico, ma che viene sempre tenuto in secondo piano, davvero. E quindi nessun tipo di riferimento a Brecht, per esempio, o ad altri autori anche non australiani, Cantor o altri, o teatro di ricerca della fine degli anni 60, Living Theatre o altre forme di teatro hanno influenzato la vostra scrittura per la scena? So perhaps authors like Brecht, Cantor, or the experimental theatre from the 70s, the Living Theatre, did any of those influence your yes, kind of writing? Yes, absolutely. I think we were studying, when we were studying drama in the 70s,
We saw Tadeusz Kantor, the Polish company, come to Australia, and for me it turned my head, and I just wanted to create theatre like this. It was powerful, political, strong, visually, aesthetically, sublime. And I think that influence, I actually travelled overseas to try and find him and got to sit in his workshops. And yeah, I think those great Grotowski, Artaud, I think that influenced our work, Theatre of Cruelty. Yeah, I think that's where we come from. We didn't put English theatre or American theatre in the front of our brains. I think it was we were strongly influenced. But now we don't replicate Cantor or Brecht. I think now over the years we've found our own way of doing theatre, which I think is still powerful, and it's got elements of physicality and politics of Cantor and Brecht. Certamente, assolutamente. Facevamo la scuola di teatro negli anni 70 e Cantor venne con la sua compagnia a fare uno spettacolo in Australia e in quel momento penso che qualcosa sia davvero cambiato nella mia testa e ho detto io voglio fare teatro così perché era fantastico, era forte, era potente, aveva un'estetica sublime e da lì ho seguito Cantor, sono andata a fare dei laboratori con lui, però sicuramente anche Grotowski, Artaud, il teatro della crudeltà sono tutte cose che ci hanno influenzato moltissimo, più del teatro inglese e americano. Ma io credo che ora noi non è che replichiamo Brecht o Cantor, abbiamo trovato un nostro modo di fare teatro che è molto potente pur richiamando degli elementi di fisicalità presenti nel teatro di Cantor, per esempio. E dal punto di vista invece cinematografico, avete dei riferimenti nella vostra scrittura per la scena? Perché guardando Love mi sembrava per certi aspetti di assistere a un pezzo di film tra Ken Loach e Gus Van Sant, anche Trainspotting, non so, questo clima cinematografico. Allora mi chiedevo quanto il cinema, un certo tipo di cinema, possa aver influenzato il vostro lavoro o ispirato il vostro lavoro. So watching Love the other day, I thought I saw some cinematic references like Ken Loach, Gus Van Sant, or Trainspotting, like those cinema atmosphere. So I was wondering how much and how cinema influenced or inspired your work. I think probably subliminally. I love all those people, Ken Loach and, you know, Fellini even. But I think maybe, of course, all those great loves sit in the back of your brain. You know, you try not to plagiarize anyone. You try and make a unique work. But of course, those loves and influences seep in some way. Magari in maniera subliminale sì, cioè le persone che hai citato mi piacciono molto, Ken Loach, ma anche Fellini, però sono tutte cose che penso che rimangono nel retro del mio cervello, perché chiaramente uno vuole fare il suo lavoro e vuole che sia unico senza plagiare nessuno. I think for love in particular, not so much film, but and this is a huge cheat in a way, but I think of The Maids and Jean Genet. And Jean Genet had a great influence on me because of the intricacies of the relationships. And so that are always surprising you, always full of deceit and quite confronting and fabulously deep in, so I would aspire to that in terms of love especially. Per quanto riguarda Love, in maniera particolare, magari non dei film, ma un'enorme influenza l'ha avuta Le Serve di Genet, che ha avuto una grande influenza soprattutto per l'intricamento, le relazioni che sono così intricate sono sempre sorprendenti e hanno anche un aspetto di confronto, cioè affrontano il pubblico e sono sempre molto profonde. E a proposito di Love, che è uno spettacolo che ha debuttato per la prima volta nel 2005, poi è stato ripreso poco tempo fa. Prima ci spiegavano, ma vorrei che lo facessero di nuovo loro, se hanno dovuto
aggiornarlo nel racconto di quello che avviene in scena a distanza di 15 anni e poi vorrei affrontare con loro un discorso sul linguaggio che usano in Love. So two questions. The first one is about love, but they're both about love actually. But the first one is like you premiered Love in 2005 and then you took it up very recently. And I wanted to know if you had to adjust the text or to update it because like 15 years passed in the meantime. And the other question is about the language you use in this place, Love. I use the vernacular, you know, swearing a lot. And we were talking before, I love it. And there's something really powerful about the most powerless people having the language that can frighten the shit out of you. And, or you see the shit out of you. And, but so that there's something when you have nothing except how you express yourself. I've run myself. You bury your head. You're anxious about someone who takes their space and takes it with an incredible fierceness and great fight. But I'm sad to say that in 15 years, I think it's just got worse in relationship to women working in the sex industry and women in prison. Women in the most vulnerable, as the most vulnerable, I think it's sadly terrible. And so the play, yeah, feels still relevant, unfortunately. Io uso molto il gergo, le parolacce, mi piacciono tantissimo, perché penso che questo linguaggio così forte appartenga alle persone che sono più deboli. Che hanno meno potere e che sono quelle che riescono ad usare questo linguaggio che è più spaventoso, sono le persone che non hanno nulla se non il modo in cui si esprimono, che è un modo che prende un sacco di spazio, che loro usano senza paura ma che ci spaventa a noi. E io credo che in 15 anni sia solo peggiorato la situazione delle donne che si prostituiscono o la situazione delle donne rinchiuse in galera, delle donne che sono le più vulnerabili, e per questo penso che anche a distanza di 15 anni un testo come Love sia tuttora molto rilevante e questo mi rende anche triste. Io ma forse anche tutti noi, insomma, abbiamo ammirato il lavoro sull'attore. Volevo chiedervi che tipo di lavoro fate con i vostri attori, a che cosa chiedete loro in scena. So I really loved it, but I think everyone did. I loved the work on the actors. So I really wanted to ask you, how do you work with your actors and which kind of work do you do on stage? I think the first thing as a director, you have to find the right actors. I mean, actors are crucial in making a great work. And with Patricia's work and with her vernacular and her language and her class, look, of course, I'm not denigrating actors. Actors can play all sorts of roles, from high class to working class. But I think because the work is so strong, you have to find actors who have an authenticity with that world. I'm not denying actors can, you know, as I said, can go to the depths of create this. But we find actors who are really brave and who are really courageous, but have a touch of authenticity, that understand that world and have a sense of the politics of the world. And of course, you have to find the right actors that connect and that are open and who really can jump through hoops. Per prima cosa, come regista, devo dire che è fondamentale trovare gli attori giusti, perché gli attori sono importantissimi per un lavoro, soprattutto nel lavoro di Patricia. Chiaramente un attore può fare tutti i ruoli, sono un sacco di attori straordinari, ma essendo un lavoro così forte, serve un tocco di autenticità.
E noi chiediamo una profondità ai nostri attori, devono essere molto coraggiosi ed avere appunto questa autenticità che restituisca il senso politico del lavoro, una connessione e anche una capacità di saltare degli ostacoli enormi. That's interesting. There was another version of Love just recently, last year, and I didn't see it. Patricia went to see it. I think it was a fine production, yes, with terrific actors, but I think they had to get trained on how to speak with Patricia's vernacular. They had to get a vocal coach in to train actors not to fucking, you know, to be able to fucking talk like that. Yeah, not to fucking have the T's and the D's, but really with a fucking authentic. It was really interesting, even though the actors are terrific actors, they're trained. But it was. Do you want to talk about that? Two points. The actor playing Tanya, I set up because she's speaking in a Cockney accent, and so she would fall into Cockney because that's the kind of universal sort of notion of a working class accent, and so you sort of go. But then she'd correct herself again. So I think it's funny how voice. It is so important. Accents tell you a lot about where people are from and kind of can carry the play, really. C'è stata un'altra versione di Love che io non ho visto ma che Patricia ha visto ed era una produzione anche fatta bene, gli attori erano molto bravi, ma una cosa che io vedevo è che gli attori si erano dovuti allenare su come restituire il linguaggio di Patricia, cioè hanno proprio dovuto chiamare un vocal coach per sembrare autentici, per togliere le D e le T, e poi lei ha fatto un esempio di come suonava. E Patricia dice che l'attrice che faceva Tania era un'attrice che inglese e che quindi cadeva spesso nell'accento Cockney. Cockney è il dialetto del sud di Londra che è un po' uno stereotipo dell'accento della classe operaia. Quindi lei dice che è bello pensare a come la voce, come l'accento, che rappresenta il luogo da tu dove provieni, ti renda o meno in grado di poi portare lo spettacolo. Bene, faccio un'ultima domanda a Susie e Patricia e poi cedo la parola a voi, quindi cominciate a pensare alle domande. This is the last question, then I'm going to leave the floor to the Q&A if you want to start to think about your questions. E la mia ultima domanda è, stasera assistiamo al vostro secondo spettacolo, Shit, se ci davate qualche indizio per affrontarlo, qualche parola chiave. So tonight we're going to see Shit, the second show from you, and I wanted to know if you could give us some clue or some keywords to introduce the show to us. I think it's confronting. Fierce. Humorous. Rude. Dirty. Ugly. Sad. Terrifying. Poignant. Dean Cornelius, you see? Uno spettacolo confronting, che vuol dire che affronta il pubblico, poi Patricia ha detto paure, humor, sporco, orribile, triste, terrificante, ma pregnante. Vedo già una mano alzata. I see a raised hands. I talk in Italian, so sorry. Susan, so sorry. Patricia prima ha detto una cosa che mi ha veramente colpito tantissimo riguardo la divisione in classi, riguardo al fatto che oggi ci si racconti tanto che non esistano più, ma che invece continuano, secondo me, a creare dei vuoti e delle fratture fra classi incredibile. E poi hai detto che il teatro è sempre, secondo te, politico. Avete mai avuto la sensazione, è una domanda un po' naif forse, però avete mai avuto la sensazione, facendo i vostri spettacoli davanti magari a un pubblico che appartenesse davvero a una classe bassa, che possa essere un,
come dire, un motore di coscienza di classe, il vostro teatro, di ripensamento e di anche di che possa essere una miccia di rivoluzione per la classe che soffre. Scusami, Matilde. Vai. So something Patricia said before is like there is the differentiation between classes is very poignant today as well, but we tell ourselves it's not there anymore, and this creates some voids and some fractures as well. And then you said that theater is always political. So I wanted to ask you if you ever had the feeling that your shows, like if you ever performed them in front of like lower classes, perhaps, and if you ever thought that this might be an engine, like to bring forward some class conscience or a rethinking, or perhaps also set up some revolts and some seeds of resolution, something like that. Unfortunately, I don't think theatre will bring about the revolution. But I feel like it's kind of scratch away. We can always hope. Yeah. But I think that radical theatre is so important to be able to shift consciousness. And you know, it's kind of amazing how you come out of the theatre so often and you go, where will we get a drink? You know, and there's no discussion. It's like you didn't see anything. There's nothing to talk about. Kind of things tidied up and worlds that kind of we know. And occasionally they might be grand, but there's very little that takes you by the scruff of the neck and gives you a good thumping, good slap on the face. It's kind of exhilarating. I think everything is political. That there is a deliberate thing happening in the arts that is putting the lid on the truth in Australia, the lid on it, the suppression of who we are and what we do and who's on our stages, white predominantly. And the lack of recognition of our country being an Indigenous one. The Manus Island, we can go on and on about the crimes of our country. But the theatre doesn't reflect it. Non credo che il teatro sarà mai una miccia per una qualsiasi rivoluzione. Susi ha detto, ma possiamo sempre sperare. Penso che il teatro, soprattutto quello più radicale, sia importantissimo per cambiare le coscienze, però spesso noi usciamo da teatro e ci chiediamo dove andiamo a bere una roba. Non c'è nessun tipo di discussione, come se non avessimo visto niente, perché è tutto così preciso, ordinato, ci presentano il mondo come lo conosciamo già. Qualche volta ci sono degli spettacoli grandiosi, ma non è mai una cosa che ti dà uno schiaffo in faccia o che ti cambia veramente. E poi tutto è politico, anche il fatto che si metta sempre un coperchio sulle situazioni che si voglia sopprimere. In Australia, per esempio, sul palco ci sono solo attori bianchi e si nega sempre il fatto che l'Australia sia una nazione prevalentemente indigena. E potremmo andare avanti per ore a parlare dei crimini dell'Australia, ma il teatro spesso non lo fa, non se ne parla. I think you were also asking about our audiences. Is that correct? Because we're doing shows about class, but predominantly our audiences are very middle-class, educated theatre-goers across the world, yes? We buy tickets, they're expensive. Patricia set up a company many, many years ago called Melbourne Workers Theatre, which was a great company. It went for 20 years, where it was predominantly it was collecting stories from workers, from multicultural stories, Indigenous stories, and going to workplaces and performing these shows. But now we've gone back into theatres and creating shows. We would love to do shit in prisons. We would love, you know, other audiences to see the work. I remember when we first did Lily and May, we were playing two homeless women. We're acting, homeless women. I remember doing a play, we were in London, and a friend of mine who had
hit the streets, was homeless, came and watched the work, and I felt like a fake. You know, I'm doing this work, I'm acting, you know. And afterwards, she said to me how fantastic it was, because I never see my character on stage. But we would love to do our work with, you know, much more, have a variety of audiences. This is a problem. Yes. Penso che tu stessi anche facendo una domanda sul pubblico che ci segue. E I know il nostro pubblico è un pubblico di classe media, sono persone educate, è la gente che va a teatro, ma come la stesso, è lo stesso in tutto il mondo, si paga il biglietto ha un costo. 20 anni fa Patricia ha fondato una compagnia che si chiama il Teatro dei Lavoratori di Melbourne e metteva in scena delle storie prese dai lavoratori, storie che trattavano di multiculturali, della popolazione indigena, e questi spettacoli venivano fatti nei luoghi di lavoro. E invece adesso ci siamo spostate più nei teatri, ma noi vorremmo tantissimo fare shit in prigione. E quando facevamo Lily and May, il nostro primo spettacolo di cui ci diceva prima, noi recitavamo due donne senza tetto, ma recitavamo. E una volta l'abbiamo fatta a Londra ed è venuto a vederci un mio amico che aveva questo problema, era un senza tetto. E io mi sono sentita falsa, terribilmente falsa, perché io stavo recitando. E invece poi lui mi disse che era fantastico, perché era la prima volta che vedeva il suo personaggio su un palco. E detto questo, noi adoreremmo avere una varietà sempre più ampia di pubblico. E preferisci faccia in italiano o in inglese la domanda? Se vuoi farla in tutte e due le lingue tu, va bene. I was looking for epiphanies in your love piece, and I found so many that I got in a parallel world. So like, love is the drug, for instance, and stuck in situations like dependence and exploitation are also very intimate, not just classy things. But I was touched by the relation between these epiphanies and the scenes. The sentence of the carps, shaking in a shallow water, was exactly replicating the very segregated stage and also the paillette of the little confetti. Which is the way you work, Susie, to build that kind of stabbing scene, giving more epiphanies as much as the text is deploying? I try to honor the text. And Patricia's language, you know, I think you don't have to work too hard with her language. I think there's levels there, there's metaphor there, there's the poeticism, and I just try and do it as simply as possible. And Patricia and I both work with a designer, a set designer and a costume designer, who works abstract, metaphoric, not literal, like when we were designing Love. And we thought, we didn't have much money and we wanted something simple. We didn't want, you know, cluttered with costumes and props. But we thought, what is this world? What is this world? It's contained. It's a cell in terms of the metaphor in their life. And I think the idea that our designer came up with, this confetti, this glitter, this shiny, shiny world. And then we made a decision that the actors never step down. They can't go onto this world. They have to stay contained. And in the end, it's a beautiful thing, I think, the light we've talked about with the lighting designer, when they talk about they're just carp. You know, they are carp. They're big, fucking, fat, ugly goldfish stuck. And then the lighting goes down and all the glitter comes up, but it's still unattainable. La domanda era su una serie di epifanie che lei vedeva nel testo Love, che creavano un sacco di mondi paralleli. L'amore è la droga, l'amore è anche la dipendenza, lo sfruttamento che vediamo, e lo spettacolo si conclude con un pensiero sul fatto che loro siano delle carpe, e lei vedeva un parallelo con la scena è un palchetto di legno molto piccolo e a terra ci sono tutti dei coriandoli brillantinati di tutti i colori. E,
Quindi Patricia dice che lei onora il testo, Susi dice che lei onora il testo, quindi non ci lavora troppo su perché la lingua porta già tantissimo, quindi lei cerca di rendere la regia il più semplice possibile. Loro lavorano con una scenografa e con una costumista che hanno applicato questo principio, quindi facendo in modo che la scena e i costumi non fossero letterari ma fossero metaforici e astratti. Quando hanno fatto Love avevano pochissimi soldi, quindi volevano una cosa semplice anche in termini di oggetti e di costumi. Quindi si sono chieste qual è questo mondo che il testo porta, e perché gli attori sono appunto contenuti da questa scena, sono rinchiusi in questa, come se fosse una cella, ed è una metafora della loro vita. E tutto questo glitter che c'è a terra, questo mondo brillante, è un mondo in cui loro non vanno mai, infatti loro non scendono mai dal palchetto, appunto perché sono rinchiusi. E anche il lavoro sulla luce è un lavoro che ci trasmette questa cosa che loro sono delle carpe, loro sono questi enormi pesciolini rossi che si muovono senza tregua, e alla fine quando la luce scende tutto quello che noi vediamo è questo glitter che emerge, ma a cui loro non riescono mai ad arrivare. Ok, I have two questions, one for Patricia and one for Susi. For Patricia, how do you build this connection with these people, which are, I guess, not your class, without being paternalistic, without being, how do you work on a play to get the sense and, yeah, to really get their feelings, their talk, and without being a cliché. And the question for Susi I have is, how do you get your actors? Because for me, like, the typical thing is a lot of people think they see an actor and they're like, they're personal, like normally, not on stage, like this actor. And this is what a lot of people who don't work in theater think. And me, I don't think like this, but with your actors, I really question, like, this came up into my mind, what kind of people are they, where do they come from, and how do you find them? Yeah. Or, yeah. Ho due domande, una per Patricia e una per Susi. La domanda per Patricia è come stabilisci nella tua scrittura la connessione con queste persone che vengono da una classe diversa dalla tua senza risultare paternalistica? Cioè come lavori sul senso, sul loro modo di parlare, sulle loro sensazioni, i loro sentimenti senza cadere mai nel cliché? Invece la domanda è per Susi è dove trovi i tuoi attori? Perché di solito la gente quando vede gli attori a teatro pensa che siano così anche nella vita, è una cosa che io di solito non penso, però vedendo il tuo spettacolo me lo sono proprio chiesta, da dove li peschi in qualche modo? It's actually a really hard question to answer because I've been asked it before, because I think that most theatre or playwriting is an art of seduction, and so that you to represent anybody, to be able to kind of go deeply, mostly, and to be truly about it, is that what we've done in the past, and what a lot of film actually does, and theatre, is to kind of sentimentalise the working class or the underclass, and there's a kind of sense of they lost the strike, but doesn't matter, get out your fiddle and we'll play hoity 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 hoity, and away we go. And there's a kind of a dreadful lie in it that people keep on. They're resilient. They're not defeated, and actually they are really defeated. And so I think all I try to do is never be sentimental. I have a really good person here who will say to me things like, "That's naff, cut it." And I just do, mostly. And, you know, where it rings, kind of cloying or trying to break people's hearts. And so I prefer to do the representation in the way that it is the strongest and has the most resilience. I don't know what that answers quite, but... Yeah. Can I...
Sorry. Ok, ok, I go. I'll be very quick. È una domanda molto difficile, me la fanno spesso. Però penso che scrivere sia comunque un'arte relativa alla seduzione. Il fatto di poter rappresentare chiunque, c'è questo inganno. Beh, nel passato lo è stato molto, anche nei film se ci pensiamo, la rappresentazione della classe operaia è sentimentalizzata. Anche se si tratta sempre di uno sciopero che viene perso, vengono sempre rappresentati come persone che continuano a combattere, persone molto resilienti, come se non fossero mai sconfitti, ma è una grande menzogna perché in realtà lo sono. Quindi quello che io cerco di fare è di non essere mai sentimentale. Per fortuna lavoro con una persona che appena vede che c'è un passaggio un po' ingenuo mi dice taglialo. Quando magari noi vorremmo che il pubblico spezzare il cuore della gente, ma no, non funziona. Quindi io cerco che la mia scrittura sia sempre il più forte possibile. I just wanted to add, and you did researches on that, or you worked with these people, so that's also how you know how they are or what's their topics. Sorry. I'm going to answer this. Se fai ricerca su Patricia questa persona. Patricia and I are lovely middle class women. But we don't always come from middle class backgrounds. We both have a working class background. We do know this class. And we live in areas where we're surrounded by people on trams and trains, and we don't live in a very expensive area. So we're pretty grounded. I think so it's not like I think Patricia's writing from a different perspective. I think there's something else. Like, you know, the truth is the stories that aren't told. These sort of stories are a kind of paradise for writers. You know, there's such fabulous material there that doesn't get told, and so it's not only out of the goodness of your heart or identification. It's about the fact that there's confrontation in it, that there's drama in it, and the biggest drama is that we put the pretense that that there are no others, that we are all the same. So to kind of break that down is more paramount than anything. Susie dice che loro entrambe adesso sembrano delle bellissime signore della middle class, ma in realtà il loro provengono dalla classe operaia, ed è una classe che conoscono molto bene, e loro vanno al lavoro con i mezzi, tutte le persone che stanno attorno a loro prendono i tram, i treni, e non vivono neanche in una zona molto elegante della città, quindi sono abbastanza inserite in questo contesto. E Patricia aggiunge che la verità in realtà è che le storie di queste persone sono un paradiso per uno scrittore, è un materiale fantastico, e quindi non è che sia un fatto di bontà di cuore o di identificazione, è che in queste storie c'è il vero dramma, e poi se ci pensiamo bene il dramma vero è questo far finta che siamo tutti uguali. Regarding the actors, I think I answered that before. I think we are for someone a play like Shit. We knew all. I had worked with one of the actors before a lot, and she's a fabulous actor. She's really physical. She's fabulous. First of all, much you want great actors. But it's nice, as I said, we talked about an actor who can understand that world and bring a sense of authenticity. So we see a lot of actors, and you see an actor on stage and you are riveted. They have this something special that you want to work with, really. And with Love, we both wanted to work with a really young cast, a fresh cast. You know, we know a lot of actors in Australia, but in Love, the female actor who played Annie, it was her first play. Yeah, and Tali, the other one, I think maybe has just done a couple of plays. She just left drama school, and Ben just came out of drama school too. But we auditioned for the male role because I wanted to have a young, feisty young man. And we auditioned a lot of actors from drama school, but it was very difficult to find someone who was raw and could be really authentic. So we were very lucky with Ben, but we do a rigorous audition. Yeah, they take text, I play on the floor, very, very, very rigorous.
Riguardo agli attori, per esempio per Shit, io avevo già lavorato in passato con una delle tre attrici, avevo lavorato molto con lei, è un'attrice molto fisica, è un'attrice fantastica, quindi il punto è che servono degli attori fantastici e che siano in grado di capire quel mondo. E il modo in cui li trovo è che io ne vedo tantissimi e facciamo delle audizioni molto rigorose e tu ne vedi così tanti finché non capisci se hanno o no la percezione di quel mondo. Per quanto riguarda Love, volevamo un cast molto giovane, un cast molto fresco, e noi conosciamo tantissimi attori adesso in Australia. Per esempio l'attrice che fa Annie è il suo primo spettacolo, invece l'attrice che fa Tania ha già fatto due spettacoli e l'attore che fa Lorenzo è appena uscito dalla scuola di teatro. Abbiamo visto tantissimi attori usciti dalla scuola di teatro ed è stato difficilissimo trovarne uno che fosse veramente autentico, che ci riportasse quel mondo. Va bene, io direi che possiamo ringraziare Susie e Patricia per questo bell'incontro e lasciarle al loro lavoro e alla preparazione degli ultimi dettagli per Shit, che va in scena questa sera alle ore 21. Grazie. Thank you, Federico and Antonio and the Biennale for inviting us. It's a really great honor to be here. So thank you very much. Grazie Federico, Antonio e Biennale per l'invito.